quantità di rifiuti prodotti e migliorare la qualità dell'aria. Ad agosto siamo più 5 kg rispetto al 2018, che era già più alto rispetto al 2017. Quindi non è un'interrogazione, è così un memo, che visto che arriveremo a fine anno con altre migliaia di tonnellate, quindi ho fatto un breve calcolo, 20.000 abitanti, 5 kg più all'inizio dell'anno, ogni mese, ho fatto un mese, si è registrato più un chilo, più 2 kg, più 3 kg. Mi invito un po' questo consiglio di magari di attuare, quindi anche senza soldi, magari ma con delle buone pratiche, quindi abbiamo parlato di ridurre la plastica, di ridurre queste cose qua. Mi spiace non vedere nella missione 16, l'avevo già fatto notare una volta prima, se non ricordo male, nessun investimento, nessun euro, e anche qui, come diceva prima, diventa difficile fare le cose se non ci sono investimenti. All'agricoltura nessun sostegno al settore agricolo e del sistema agroalimentare, quindi non vedo nessun euro stanziato per i prossimi 3 anni. Ultimo, inclusi i lavori di messa in sicurezza nella galera, vero, però ci risultano dalle alcune segnalazioni che il canale spalmatore ha dell'erba molto alta, la galera di Garosso è in praticato, visto che in questi giorni è stata tagliata l'erba fuori dal canale, ma il canale è ancora invaso di piante e arbusti, e credo che giustamente, come il primo sindaco faceva notare, il tema di possibili acquazzoni, bombe d'acqua, chiamiamole come dir si voglia, potrebbe essere importante avere dei canali puliti. Grazie. Grazie consigliere Cardinale. Ci sono altri interventi. Prego consigliere Sussolato. Ma a dire la verità concordiamo appieno ciò che ha detto il consigliere Ramminare, però nell'analisi che facciamo, soprattutto delle dichiarazioni del sindaco in merito al risanamento sfondato del Sangone, in qualche modo rientra in un ambito più ampio. Non voglio parlare in maniera più diretta dell'agricoltura, ma di sicuro negli anni passati, ad iniziare dalla fine del 2000, gli interventi a favore degli agricoltori sono stati importanti, soprattutto per la salvaguardia del territorio. Questo avveniva e è avvenuto con la creazione del canale spalmatore e con tutte le opere, i famosi pennelli sulle sponde del Sangone. Questo lega in maniera diciamo non univoca con l'arte dell'essere agricoltore. Noi sappiamo che arrivate abbiamo ancora una 60ina di aziende agricole che rappresentano più che altro una coltivazione massiva, grass, mais, grano, eccetera. E le peculiarità e le piccole diciamo emergenze, non di allarme ma di valore, che ci sono sul territorio di sicuro vanno protette. In questo caso, se non ricordo male, con l'assessore al commercio abbiamo visto anche nella saga del Tomino delle figure presenti che rappresentano il territorio e che esponevano e vendevano questi prodotti. Questa è una cosa che ci fa onore, ci fa orgoglio, anche perché poi la fiera, la saga del Tomino è uno dei, speriamo sempre più, ecco, un po' abbandonato il passato, ma speriamo che in futuro possa rappresentare l'agricoltura del nostro territorio. Provo a citare anche Campagna Amica in piazza Martiri, che già dal 2011 espone i propri prodotti. Di qua a fare tanto di più ce n'è. Ad esempio, valorizzare la nostra collina morenica con il recupero, diciamo, delle campagne, oppure piuttosto dei valori che sono quelli della piantumazione dell'uva, dando la possibilità di rivalorizzare questo territorio. Noi parlavamo anni e anni fa, in gemellaggio con Bruino, del famoso Tokai. Qualcuno di noi che magari si ricorda, ci furono anche dei momenti, diciamo, celebrativi da parte del comune di Bruino, dove il comune di Rivalta rappresentava il proprio territorio. Ecco, di questo dobbiamo parlare. La cultura massiva è il lavoro, diciamo, della stragrande maggioranza dei coltivatori diretti di Rivalta. Puntiamo ad un'emergenza di qualità sul territorio. Noi abbiamo sia i numeri con la nostra collina morenica che le professioni e le qualità dei nostri professionisti agricoltori. Grazie capogruppo Sussolano, ci sono altri interventi? Prego vice sindaco Muro. Sempre
stimolante l'intervento del consigliere Rinaldi che punta giustamente su un argomento a cui sono affezionato e che insomma, mi dispiace vedere insomma, rappresentato in questo modo, che è quello giusto che va rappresentato nel nostro comune in questo momento. Non mi ripeto, voglio dire, faremo una grande iniziativa che ridurrà sicuramente la plastica del nostro comune, regaleremo i bambini, non te lo spoiler, ma cogliendo ovviamente l'invito della mozione Plastic Free, daremo ai bambini delle nostre scuole una borraccia in alluminio nei prossimi mesi, mi auguro che arrivino, un'iniziativa che stiamo facendo insieme al Covar 14, mi auguro che possa contribuire a ridurre di 50 grammi, no? Scommettiamo, 50 grammi sarebbe già un grande successo, ma come dire, se la Kinder a Natale esce con un panettone super incartato, ragazzi siamo fregati, questa è una battuta, quanto invece, quanto invece al tema delle bialere, sicuramente molto molto importante per i riflessi che ha sulla sicurezza ovviamente, ma anche sull'agricoltura, come giustamente ricordava il consigliere Sussolano, nella relazione di bilancio avete sicuramente visto che sono inserite una cifra per consentire a scavalco tra il 2019-2020 un nuovo intervento di pulizia del trasformatore, del garosso e della bialera, per cui è un tema che fai bene, come dire, a sottolinearci ogni volta che ritieni sia utile sottolinearcelo, ma sul quale insomma cerchiamo di tenere i conti in ordine e di riuscire insomma a prevenire eventuali situazioni di pericolo. Grazie Vicesindaco Muro. Ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione, dichiarazione di voto. Metto in votazione il punto numero 3, approvazione di documento unico di programmazione gruppo 2020-2022, verifica dello stato di attuazione dei programmi 2019. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Il Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Favorevoli? Favorevoli? Contrari? 4. Il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 4. Bilancio di previsione 2019, terza variazione con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione GUP, illustra il Vice Sindaco Muro. Variazione settembrina, arrivata in punta al mese. Ne abbiamo parlato appositamente in commissione, è una variazione che come tutti gli anni, soprattutto per quanto riguarda la parte corrente, è utile per sistemare le ultime poste di bilancio e come sempre verso la fine dell'anno arrivano anche alcune sorprese, alcune che ci si aspettava, altre meno. Vediamo come sempre gli spostamenti più significativi nella parte corrente, abbiamo registrato maggiori spese per le utenze elettriche, 85.000 euro, sembrerebbe un po' in contraddizione rispetto all'interrogazione che abbiamo discusso all'inizio del Consiglio, ma il motivo per cui c'è questa maggiore spesa è dovuta al costo dell'energia elettrica che per il nostro comune è aumentato del 5-10% rispetto allo scorso anno, quindi alla previsione che avevamo messo a bilancio. Ogni anno SCR piuttosto che Consip fa le gare per l'acquisto di fornitura dell'energia elettrica e comunque si deve in qualche modo alla fine io dico adeguare a queste cifre. Aumentiamo, e questa è una delle poste di bilancio che più mi pesa di scrivere ogni volta, le spese per l'ITI, non me ne vogliono gli avvocati, insomma mi spiace sempre quando
utilizziamo risorse pubbliche per, insomma, difenderci, no? In caso che tutti quanti nella vita privata come nella vita pubblica ci vedremo, e quindi aumentiamo di 15.000 euro il capitolo di spese tariffi, aumentiamo di 10.000 euro il capitolo della promozione del commercio. I più attenti ricorderanno che una cifra analoga l'avevamo già iscritta a bilancio nel luglio del 2019, avevamo già aumentato di 10.000 euro lo stanziamento del capitolo della promozione del commercio. Lo riutilizziamo, insomma, le riscriviamo nuovamente, perché i 10.000 euro che abbiamo iscritti a luglio li abbiamo, tra virgolette, utilizzati, li abbiamo spesi, li abbiamo impegnati, meglio ancora, li abbiamo impegnati per quella forma di sostegno al commercio locale, in particolar modo del centro storico, in occasione dei cantieri che in un qualche modo impediscono agli utenti, ai pedoni, alle automobili di recarsi in questi esercizi commerciali. Abbiamo fatto un bando, qualcuno lo ricorderà, no, di sostegno al commercio locale, dicendo vi rimborsiamo la tassa rifiuti per l'anno 2019, e quindi abbiamo dovuto, come dire, impegnare quella somma sul commercio, e poi qua rimettiamo, come dire, per garantire all'assessore Lentini di svolgere l'ultima parte dell'anno con le risorse che si aspettava. Tante piccole altre voci di maggiori spesa, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro nei vari capitoli, in modo da consentire agli uffici di arrivare a fine anno. Ci sono però due voci significative nella parte corrente sulle quali vorrei portare l'attenzione del Consiglio. La prima è un incarico per predisporre la variante al piano regolatore cimiteriale. Il cimitero ha, come le città, il suo piano regolatore, e nostra intenzione promuovere nel corso di quest'anno, del 2020, del 2019, del 2020, una variante a questo piano, perché si possa in futuro individuare un'area per i non cristiani e individuare un'area su cui realizzare la sala del corno. Penso che i tempi siano maturi, vuol dire anche una realtà come Rivalta, che sia anche questo, così come tutti gli investimenti che stiamo facendo in questi anni sul cimitero, un segno anche di civiltà, no? Di rispetto e ricordo dei morti. Per cui lavoreremo su questa variante, in modo, io mi auguro, nel corso di questo mandato, almeno di realizzare una delle due nuove destinazioni che individueremo nella variante. La seconda è sempre uno studio di fattibilità sulla viabilità di via Einaudi, nel tratto, diciamo, compreso tra la rotonda di via San Luigi e la rotonda del Rio Tevere, no? In quel lungo tratto di strada che ogni volta ci diciamo è una strada urbana, ma sembra troppo veloce, una strada provinciale o una strada urbana, o è una strada con la quale vogliamo lavorare per ricucire il nostro territorio, o una strada che lo divide da sempre. Insomma, diciamo che, non avendo ancora tutte le risposte a queste domande, ci faremo aiutare da chi invece di professione si occupa di strade, di pianificazione, di flussi di traffico, per capire quali possono essere le misure per provare a cambiare il volto di quel lungo tratto di Einaudi, che è proprio in fronte, no? Dall'altra parte delle scuole, il cimitero, la casa di riposo e tanti servizi che di fatto oggi sono separati da questa strada. Perché questi due piccoli, almeno economicamente per questo, in questo momento, gli impegni economici, come dire, sono il presupposto per lavori che faremo, ci auguriamo, nei prossimi anni. Se queste sono le spese in più, i risparmi, che quindi le buone notizie da un punto di vista del bilancio, i risparmi sono legati al personale. Sempre a fine anno registriamo, come dire, dei risparmi sul personale, quest'anno un po' meno, rispetto al settembre dell'anno scorso, 75.000 euro, perché abbiamo chiesto, grazie anche al dottor Salerno, di monitorare con più frequenza, diciamo, gli scostamenti rispetto al previsionale, in modo da liberare
subito le risorse che si rendono disponibili dalla voce del personale, che è una delle voci più solide, più ferme, meno come dire, soggette alla libera scelta politica, se bisogna assumere per un anno una persona, bisogna garantire lo stipendio. Ma se anziché assumere a gennaio lo assumiamo a marzo, abbiamo due mesi liberi da poter investire in altre risorse. Per cui un po' di risparmio sul personale, un risparmio sul collegio dei revisori dei conti. Ricordate, in Consiglio Comunale abbiamo portato la delibera di adeguamento del loro compenso. Il loro compenso viene adeguato al momento in cui è stata fatta la delibera, non dall'inizio dell'anno solare. Questo ci ha consentito di risparmiare delle risorse che avevamo prudentemente accantonato. Un po' di risorse risparmiate da progettazioni studi per circa 30.000 euro sono interventi che alla fine abbiamo deciso di progettare internamente o abbiamo rinviato al 2020. Qualche altri 25.000 euro di oneri assicurativi per la gestione del patrimonio che sono state imputate in maniera errata in fase di previsioni, che ci consente di liberare una piccola spesa, più altre piccole voci. Queste sono sostanzialmente le macro voci per quanto riguarda la spesa, maggiori spese o minori spese. Per quanto riguarda invece le entrate, registriamo minori proventi dalle concessioni cimiteriali per circa 55.000 euro, quindi mettiamo a posto quella posta di bilancio che recuperiamo dai maggiori risparmi visti prima, ma anche da 20.000 euro di maggiori entrate dalle rette degli asili. Questo per quanto riguarda la parte corrente. Più interessante ovviamente è la parte in conto capitale. Qua i valori in campo diventano subito molto più significativi, i numeri diventano sicuramente più alti. Per quanto riguarda questa variazione, segnalo anche qua gli elementi principali o quelli sui quali maggiormente abbiamo posto la nostra attenzione come giunta. Il primo intervento è la pista ciclabile di via San Luigi. I 215.000 euro in più che vedete sia in entrata che in uscita per questo intervento sono dovuti alla decisione presa dall'ufficio tecnico di Rivalta insieme a quello di Orbassano di attribuire al nostro ufficio tecnico la responsabilità complessiva del progetto, e quindi quindi Orbassano ci trasferisce le sue risorse affinché l'ufficio tecnico possa appaltare per intero la pista ciclabile, ovviamente con le risorse di Orbassano. 50.000 euro per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria nel terzo campo del cimitero, quello dei loculi, insomma, che stanno messi un po' peggio. In fase di progettazione ci si è accorti che la cifra stanziata a inizio anno non era sufficiente a coprire l'intero intervento, quindi mettiamo ulteriori 50.000. 60.000 euro per l'intervento nelle scuole. Ribattezziamo, diciamo, in questo consiglio il dialetto di tetti francesi tra l'elementare e la materna, che abbiamo già progettato e che insomma in fase di ultimazione, ma le risorse, questi 60.000 euro li abbiamo usati per le che avevamo già battezzato ad aprile, li abbiamo utilizzati per l'intervento sull'illuminazione delle scuole, un po' di risorse per l'acquisto di giochi e poi l'ultimo, giochi nei giardini, in particolare nell'area di via Mildeiotti, e in ultimo 430.000 euro per la ristrutturazione del salone dell'ex bocciodromo. E questa è, come dire, la voce, no, più significativa, la scelta più significativa che con questa variazione di consiglio portiamo, di bilancio portiamo all'attenzione del consiglio. 430.000 euro per, come dire, continuare nella ristrutturazione di un edificio, di un immobile molto, molto grande, che ha subito, come dire, tantissime vicissitudini, che è un teatro che cerchiamo faticosamente di riempire, di riportare, come dire, all'attenzione anche dei ribaltesi. Ce n'è, come dire, altrettanto dall'altra parte del muro del teatro, che necessita di una sua ristrutturazione,
E con questa variazione, insomma, cominciamo a mettere le risorse non soltanto per la progettazione, ma anche per la ristrutturazione vera e propria. Ma se mi permettete ancora qualche minuto, il libro successivo è molto, molto veloce, sono venuto in conto capitale, come dire, questi elementi che abbiamo detto, che ho raccontato questa sera, si inseriscono all'interno di un molto più ampio, no, numero di cantieri, grandi e piccoli, che sono in corso, che si sono appena conclusi, che sono in procinto di aprirsi sul nostro territorio. Abbiamo detto sempre in fase di discussione di bilanci di previsione, per noi il tema dei cantieri, delle opere pubbliche, quindi delle risorse da investire in opere, ha un doppio significato. Da un lato, ovviamente, contribuire a rendere la nostra Rivalta un posto migliore, con le rotonde dove servono, i giardinetti curati, le strade asfaltate, gli edifici e gli immobili pubblici riammodernati, ma anche un valore anticiclico, si dice così, no? Vale per noi la vecchia ricetta, vecchia ma sempre nuova ricetta keynesiana, no? Che per uscire dal tunnel della recessione, che lo spiegava anche il consigliere Colacci, servono anche investimenti pubblici. Non possiamo pensare che faccia tutto il privato. Noi crediamo anche, ovviamente, che accanto agli investimenti pubblici, e questa è la cifra anche della nostra maggioranza, ci sia necessità di una tassazione progressiva e di una protezione sociale per i più deboli. Questa ricetta per noi vale anche in una realtà piccola come Rivalta. Il nostro piccolo grande sforzo che facciamo nel liberare risorse, nel chiedere, questo non ci stancheremo mai di dirlo, nel chiedere ai nostri uffici, ai nostri dirigenti, alle TO, uno sforzo, un impegno nel completare i progetti e i cantieri, nel subito dopo pensare di progettarne di nuovo, ha questa doppia valenza. Portare lavoro a Rivalta, vuol dire provare nel nostro piccolo a dare un contributo anche sul tema del rilancio dell'economia locale. Grandi cantieri in corso, dico soltanto alcuni, le asfaltature riprenderanno nei prossimi giorni, la Casa della Salute è ormai prossima alla conclusione, qualche mese diciamo dovremmo chiudere quel cantiere, la rotonda tra Bernasca, anche lei è ormai già in funzione, ma ancora bisogno di alcune rifiniture, di sostituzione dei serramenti delle scuole, su cui presteremo ovviamente moltissima attenzione, le casermette, l'alloggio del monastero, l'area sportiva di via Baleni, sono conclusi i lavori via Togliatti stanno per concludere anche i lavori nell'area sportiva di via Baleni, cantieri più piccoli ma non altrettanto meno importanti, il vialetto del giardino di Pasta, i lavori di qualificazione della pista da skate, la segnaletica orizzontale che riprenderà anch'essa nei prossimi settimane, i lavori di completamento della casetta di Gerbo. Insomma, questi sono alcuni, e non tutti, alcuni dei lavori che sono in corso sul nostro territorio, che insomma ci auguriamo diano, oltre che benefici ovviamente ai rivaltesi, ai fruttori di questi servizi, anche contribuiscono anche a rilanciare l'economia del nostro territorio. Tanti cantieri partiranno nei prossimi mesi, Piazza Napoli, Piazza della Pace, le scuole, insomma ce n'è tantissime, ma come diciamo in venuta, questi oramai li diamo quasi per fatti, ci stiamo concentrando sulla programmazione 2020-2021 che porteremo all'attenzione del Consiglio nei prossimi mesi. Grazie. Grazie Vice Sindaco Muro, dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi. Prego Consigliere Colacci. Intanto scusate se non ho potuto partecipare alla discussione nel punto precedente, ma consigliere la Magna mi ha tagliato. Allora, se n'è andato, mi sono allora, è paradossale un po', anche se non ho partecipato, però lo volete, il gruppo aggiornato al 15.07,
e anche quello del documento successivo. È paradossale leggere, perché avete fatto tutta la discussione sul risparmio energetico, poi però il punto successivo della delibera prevede appunto un aumento di 85.000 euro, quelli che sono le spese dei costi di energia. 85.000 euro che è una posta che non è una tantum, è una posta che non è una novità, è una posta che puntualmente nell'arco degli anni noi riusciamo a vedere nelle variazioni di bilancio o nei bilanci di previsione. Diciamo che spendere 85.000 euro in più potrebbe anche essere un fatto positivo, ma voi scontate, faccio anche una battuta, e ci sono dei lampioni che non hanno neanche le luci, che sono in alcune zone. In alcune zone, quindi non essendoci LED, perché scoperti, è strano questa cosa, perché mancano i LED, però la bolletta aumenta. Adesso al di là della battuta, però. È vero, però pensa al contrario. Al di là della battuta. No, sarebbe peggio, cioè siamo in tassimo l'illuminazione, che sarebbe virtuoso, siamo in tassimo l'illuminazione, diminuisse la bolletta, questo sarebbe virtuoso, ma purtroppo per nostra sfortuna capita l'aspetto inverso, quindi decisamente è paradossale questa cosa. Io credo che invece ci sia qualcosa che non funzioni, non dipende sostanzialmente da voi, ma che ci sia qualcosa che non funzioni sotto l'aspetto dell'erogazione di questi servizi, perché puntualmente, nonostante la bolletta energetica degli anni abbia un trascorso, un pregresso di diminuzione tariffaria, quando si arriva nell'ente questa posta aumenta. Quindi sì, e sicuramente vi chiedo di fare attenzione su questo qua, di trovare anche delle soluzioni alternative, perché evidentemente chi la gestisce, come la gestisce, c'è qualcosa che non ci può parlare, non ci può parlare rispetto ai dati. Ho visto che c'è stata sempre nella relazione di bilancio, nella parte corrente ci sono delle cose, sono ovviamente le spese che ha raccontato l'assessore, che sostanzialmente riguardano le liti, perché queste sono ovviamente spese che in amministrazione ormai e nei tempi odierni queste spese si tendono sempre a salire. Cosa interessante invece, tutti quei cantieri che sono partiti, questo come io sempre detto fa parte di una visione e di una politica che è stata fatta dai governi precedenti, quella di liberalizzare quella che sono le spese in conto capitale utilizzando l'avanzo di amministrazione, però questa cosa qua ha portato oggettivamente sul nostro territorio dei benefici, quindi è bene continuare su questa strada, è bene continuare a fare investimenti e purtroppo è bene continuare anche a pressare gli uffici per portare avanti questi progetti. Però una cosa vi chiedo, perché gli eventi che sono stati successivi delle scorse settimane hanno caratterizzato la necessità, quella di fare la copertura, delle portare avanti con più tenacia e la copertura del mercato di Piazza Gerli, perché ho visto che è un aspetto importante, un aspetto che la cittadinanza chiede, ho visto che quando c'è un goccio d'acqua, quando piove, un locale, un luogo che possa accogliere quelle che sono le esigenze dei cittadini e delle stazioni è importante. Grazie. Grazie consigliere Colaci, ci sono altri interventi? Prego consigliere Luscas. Ma quattro punti per riprendere un attimo solo quello che ha detto il vice sindaco Muro, e non mi riferirò alle cifre ma soprattutto alla ricaduta che questi punti possono avere dal punto di vista sociale. Come ha già detto il vice sindaco, il nostro comune, la nostra amministrazione è un'amministrazione che guarda anche e soprattutto verso i bisogni delle persone più deboli, più bisognose, e quindi mi riferisco a degli elementi di giustizia, diciamo, chiamiamola giustizia sociale o di equità. L'aumento dei 10.000 euro dovuti
denota da parte dell'amministrazione un'attenzione, una sensibilità nei confronti di questa parte della cittadinanza, di questa parte di vita sociale di Rivalta che in passato era stata un po' trascurata, come del resto anche la decisione di rimborsare ai commercianti o coloro che hanno delle attività privati, delle attività commerciali che sono rimaste in qualche modo danneggiate dai cantieri che si sono avuti nella nostra città. Per quanto riguarda le variazioni della parte corrente, mi voglio soffermare solo un attimo sulle minori entrate dei canoni cimiteriali, ma questo fa parte anche dell'evoluzione sociale di quella che è la vita sociale del nostro paese. Da un lato molti e molti sono di più coloro che ricorrono alla cremazione e non alla tumulazione nelle tombe, oppure, e questo è un dato che riguarda anche la crisi economica, coloro che tornano alle tombe nella terra, non avendo magari delle disponibilità economiche per acquistare delle tombe dei normali. Per quanto riguarda il resto, un punto d'orgoglio è rifare il piano regolatore del cimitero. Questo anche qui si denota un'attenzione e una sensibilità nei confronti di quella parte di società che non è cattolica ma che riguarda soprattutto altre religioni, e cercare di istituire uno spazio per il ricordo comune è una sensibilità che non tutti fino adesso hanno e di cui vado giustamente orgoglioso. Un altro punto che ritengo importante è la via della progettazione per la ristrutturazione della bocciofila, la vecchia bocciofila, che ha un piano interrato che attualmente non è utilizzato ma che negli anni passati fungeva da punto di incontro e di attività ludiche, di attività sociali. Ecco, questa parte spero che ritorni vivamente ad essere quella che aveva a raccogliere quella funzione sociale che aveva avuto negli anni passati e che possa servire a tutti i rivaltesi. Poi ci sono anche qui, non vorrei ripetermi, ma se il comune di Rivalta, l'ufficio tecnico è divenuto capofila per le piste ciclabili, per quello che concerne la realizzazione delle piste ciclabili, e probabilmente anche un riscontro, un riconoscimento al lavoro che è stato fatto sinora. Grazie. Grazie consigliere Buscasso, ci sono altri interventi? Prego, vice sindaco. Battute a parte sui LED e sull'illuminazione, un tema che seguiamo e che sappiamo quanto sia importante, al pari diciamo di, se non di più, di tutti i cantieri. Come ci dice sempre il sindaco, possiamo fare le più belle asfaltature del mondo, ma se nella storia non si vede c'è un problema, per cui dobbiamo assolutamente e stiamo, quindi, lavorando per risolvere questo problema. Solo una battuta anche per aggiornare il Consiglio rispetto a Piazza Gemelli. Proprio in questi giorni si è conclusa il periodo per la presentazione delle offerte da parte dei professionisti che dovranno progettare la Piazza Gemelli. Credo che oggi sia cominciata l'apertura delle buste da parte degli uffici. Anche lì ci tengo a sottolinearlo, quindi, come uno degli elementi su cui lavoriamo, di cui abbiamo discusso in tutto il Consiglio, anche lì, come dire, abbiamo dato input ai progettisti, in fase ovviamente di lavorazione economica, che dovranno prevedere pannelli fotovoltaici o comunque sfruttare
questo intervento per ridurre la bolletta energetica del nostro comune e rendere come dire, energeticamente sostenibile questo intervento. Grazie, ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione, dichiarazione di voto. Prego, consigliere Colano. Sì, vista, diciamo che dicendo che metteremo il pannello solare, vorrei che portassi sfortuna aumentando ancora l'anno prossimo la bolletta energetica, però diciamo che dichiarazione di voto, mi sono dimenticato di dire anche 400 e passa e 1000 euro che verranno investiti nei locali della bocciofila, è un investimento positivo per quello che è un investimento positivo per quello che per quell'edificio, dove ovviamente denota una certa attenzione, perché diciamo, come abbiamo discusso forse anche in commissione, se si dovesse guardare quello che è il mero aspetto economico, credo che convenga forse buttare giù tutto e ricostruire, però diciamo il bocciodromo ha una storia, è frutto di alcune scelte e quindi credo sia giusto andare a collocare questi soldi per poter migliorare e rendere più fruibile questo edificio. Poi anche per tutta l'amore di interventi che io condivido, che non voterò ancora a favore, però sostanzialmente penso che mi asterrò da questa in questo deliberato. Grazie consigliere Colasci, ci sono altre dichiarazioni di voto? Metto in votazione il punto numero 4, bilancio di previsione 2019, terza variazione con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione GUP. Astenuti? 5. Favorevoli? Tutta la maggioranza? Contrari? Nessuno? Il Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti? 5. Favorevoli? Per la maggioranza? Contrari? Nessuno? Il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 5. Approvazione bilancio consolidato anno 2018 e relativa nota integrativa. Illustra il vice sindaco Munotti. Anche su questa delibera abbiamo già discusso in commissione, ma anche nei precedenti consigli comunali, in cui l'attenzione abbiamo portato il bilancio consolidato. Siamo obbligati a farlo anche noi, come tutti i comuni sopra i 5.000 abitanti, lo facciamo perché siamo, come dire, soci di Smart con una quota di partecipazione dello 0,85%, del CSI Piemonte con una quota dello 0,11%, dell'Agenzia per la mobilità per il Piemonte dello 0,07%, mentre invece siamo, come dire, membri attivi del consorzio CIDIS con una quota del 21% e del COA 14 con una quota di partecipazione del 7%. Gli ultimi due ovviamente sono consorzi e quindi rispondono a enti pubblici, a enti, alle nomine di enti locali, sono obbligatori per legge, ed altri invece sono società, a parte l'agenzia che appunto è un'agenzia, i mati CIDIS sono società. Lo dobbiamo fare perché siamo obbligati, lo dobbiamo fare al pari del Comune di Torino, che invece ha una sfilza incredibile di società partecipate create da lei stessa per gestire gli innumerevoli servizi che offre alla città. Lo facciamo, prendiamo atto di questo lavoro che insomma, è sicuramente importante e utile, ma che ai fini del nostro bilancio, degli equilibri dei nostri conti non aggiunge e non toglie eviterei insomma di dilungarmi sugli aspetti tecnici del documento, che ho avuto modo di leggerlo, la passione, la pazienza lo ha fatto, l'avrà capito, per chi invece non ha avuto questa volontà, insomma, si fidi che le nostre partecipate non incidono e non pregiudicano i conti del nostro ente. Grazie. Grazie vice sindaco Muro, dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi.
Dichiaro chiusa la discussione, dichiarazione di voto. Metto in votazione il punto numero 5, approvazione di bilancio consolidato anno 2018 relativa alla media integrativa. Astenuti? 5. Favorevoli? Tutta la maggioranza. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. Metto in votazione per l'immediata eseguibilità. Astenuti? 5. Favorevoli? Tutta la maggioranza. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 6. Mozione su dichiarazione dell'emergenza climatica e ambientale. Illustra il consigliere Cornaglio. Faccio solo una veloce premessa, poi ci sarà l'aiuto della mozione. Sicuramente questa mozione non costituisce un atto rivoluzionario né nei contenuti né negli impegni richiesti a sindaco e giunta, è abbastanza infatti generica da questo punto di vista, è però un atto dovuto a chi invece la rivoluzione cerca di farla per davvero quando cortei e manifestazioni, come abbiamo visto negli ultimi giorni, rivendicando rispetto per l'ambiente e portando quotidianamente i temi ambientali sui banchi di scuola. Riteniamo inoltre che sia un atto dovuto per il nostro territorio che vive quotidianamente gli effetti del cambiamento climatico, non assecondato da un cambiamento del nostro stile di vita. Se il cambiamento climatico è una certezza, per questo territorio sicuramente è anche un'emergenza, vista anche l'ordinanza recente sulla qualità dell'aria. Compito della politica è quindi anche quello di nutrirsi di atti simbolici a cui far seguire azioni concrete. Questo è sicuramente un atto simbolico a voi e a noi tutti di azioni concrete. Procedo con la lettura della mozione. Dichiarazione dell'emergenza climatica ed ambientale. Premesso che il 15 marzo scorso si è tenuto il Global Strike for Future, giornata di mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici promossa dal movimento Fridays for Future, che ha visto più di 1,8 milioni di persone protestare nelle città di tutto il mondo, premesso che la politica non ha ancora messo in atto le azioni risolutive di contrasto, mitigazione e adattamento al collasso climatico ed ecologico richieste durante il primo Global Strike for Future, questo dovrebbero costituire invece la principale priorità nell'agenda politica dei governi di tutto il mondo, delle aziende e dei cittadini. Premesso che venerdì 24 maggio 2019 si è tenuto il secondo sciopero mondiale per il futuro, che ha visto una seconda mobilitazione contro i cambiamenti climatici e più di 230 città in Italia che hanno richiesto la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale. Considerato che la crisi climatica è una crisi a livello globale e come tale deve essere considerata, azioni unilaterali dei singoli stati non potranno risolvere il problema se non conciliate con collaborazione e con il principio di giustizia climatica. Visto il riscaldamento globale che, salvo azione immediata, potrebbe provocare un aumento di temperature superiori ai 3 gradi centigradi entro il 2100 con effetti devastanti sull'ecosistema terrestre e sulla specie umana, visto l'ultimo rapporto IPCC ONU del 2018, secondo cui l'umanità tempo entro il 2030 per limitare l'incremento della temperatura a 1,5 gradi centigradi per evitare danni irreversibili al clima, visto l'ultimo rapporto AIBES ONU pubblicato il 6 maggio 2019 che segnala un declino ecologico senza precedenti, in cui milioni di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione nel breve periodo per colpa dei cambiamenti climatici e di un solo sfruttamento di terra e mare, piante e animali. Visto il dovere morale dello Stato e tutte le istituzioni locali a rispettare il patto sociale intergenerazionale che impone alle attuali generazioni di lasciare un pianeta vivibile soddisfacendo i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di rispondere ai loro, visti i preoccupanti effetti del riscaldamento globale e dell'inquinamento che ogni anno diminuiscono le aspettative di vita di circa 6,5 milioni di persone in tutto il mondo, il rapporto sul Global Environment Outlook, firmato da più di 250 scienziati, la legge del 4 novembre 2016, numero 204, ratifica ed esecuzione dell'accordo di Parigi, collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, vista la già avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza climatica del Regno Unito, dell'Irlanda e di oltre 500 consigli comunali in tutto il mondo, che si sono impegnati formalmente davanti ai cittadini a ridurre le emissioni di gas serra, anche in tempi più brevi rispetto ai termini previsti dagli accordi di Parigi, visto che le città di Londra, Vancouver e Milano, città appartenenti al C40, hanno già dichiarato emergenza climatica,
visto che è in atto una crisi climatica e ambientale alla quale necessita urgentemente di azioni concrete e immediate a tutti i livelli istituzionali, impegna il sindaco e la giunta a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale e chiedere di fare altrettanto agli organi competenti, e altresì a attivare subito tutte le iniziative e attività che si intendono prendere entro il 2020, che vadano nella direzione di limitare e ridurre le emissioni climalteranti o dannose per la salute da qualsiasi fonte, promuovere e incentivare l'uso di energia rinnovabile, incentivare il risparmio energetico e l'uso di mobilità collettiva e sostenibile, prevenire la produzione di rifiuti, applicare i principi dell'economia circolare, ridurre l'uso di risorse ambientali e naturali e limitare l'uso di quelle non rinnovabili. Grazie. Grazie consigliere Cornaglia per aperta la discussione. Ci sono interventi? Prego, sindaco. No, molto brevemente, condivido assolutamente questa mozione. L'unico punto che vorrei un attimo solo precisare nella parte degli impegni, come dire, a me farebbe molto piacere se questo impegno fosse, come dire, un impegno non solo del nostro singolo comune, che ovviamente ha tutto il suo valore, per carità, il consiglio comunale, il sindaco hanno autonomamente il loro valore, ma vorrei provare a condividere questo con i comuni della nostra zona che soffrono sostanzialmente anche le stesse, come dire, rischi locali, per comprendere se questa dichiarazione o comunque tutti gli atti che possiamo mettere in piedi possano essere, come dire, un patrimonio comune di tutta la zona. Quindi voglio dire, vorrei provare a estendere questa attenzione del Consiglio Comunale di Rivalta agli altri consigli comunali delle nostre città vicine, per condividere insieme a loro, insieme ai sindaci di questi comuni, questa dichiarazione e le azioni da mettere in campo. Poi credo sia, sarebbe una risposta o comunque un atto politico ben più sostanzioso e più efficace. Grazie. Grazie sindaco, ci sono altri interventi? Prego consigliere Zecchi. Sì, molto brevemente, insomma, condivido molto e ringrazio per il lavoro i colleghi. La mozione che è stata presentata, e secondo me, appunto, vista la situazione che è emersa anche soprattutto grazie a questo movimento che si è, come dire, concentrato attorno a questa ragazza giovanissima che con molto carisma ha saputo inserire questo tema, che era un tema dimenticato all'interno dell'agenda setting di tutti, poi almeno a parole, poi bisognerà vedere quello che saranno in grado di portare avanti. Il 27, se ricordo bene, che c'era la manifestazione, purtroppo avrei voluto partecipare ma non sono riuscito. Questa manifestazione ha ricevuto, al contrario di quello che avrebbe dovuto, più insulti che non complimenti. Voglio dire, quando dei ragazzi delle superiori o anche più piccoli vanno in strada per manifestare, credo che quantomeno noi adulti, o comunque giovani, ma comunque non più nell'età delle superiori, dovremmo soltanto ascoltarli, così come credo sempre, come dire, in passato la stessa cosa quando noi eravamo nel periodo delle nostre scuole superiori avremmo voluto attenzioni di questo tipo qua. Invece appunto mi dispiace e mi è spiaciuto appunto vedere molti politici e anche opinionisti scagliarsi contro questi ragazzi dicendo magari che non hanno trovato le soluzioni. Purtroppo le soluzioni non le ha trovate nessuno, e quindi credo che sia un compito che dobbiamo prenderci tutti quanti insieme, cercando di mediare quelle che sono appunto una situazione emergenziale e dal punto di vista del clima, dell'emergenza climatica, e allo stesso tempo con la necessità di trovare il modo di renderlo sostenibile, cioè questa situazione di emergenza, con le necessità di, come dicevamo anche sulla mozione plastic free, con le necessità di produzione di industria che ovviamente continueranno ad esserci, ma che devono tenere conto delle istanze che sono state manifestate, altrimenti ovviamente rischiano tutti, rischia anche
come dire, coloro che continuano a guadagnare su questa situazione. Quindi secondo me è un qualcosa di positivo, e quantomeno l'atto simbolico del Consiglio credo che sia qualcosa di dovuto, e ovviamente voteremo a favore di questa mozione. Grazie consigliere Zecchi, prego capogruppo Sussolano. Considerato che viviamo in un comune di ovviamente ormai 20.000 abitanti, nelle premesse avremmo apprezzato lo sforzo di